Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Shrek 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con le miniere e siamo riusciti a fare tutti quanti gli obiettivi. Ad ora, come sempre, l'unico obiettivo che non riusciamo mai a fare, diciamo, tra virgolette, è sempre quello dei fagioli. Però fino adesso abbiamo completato tutto, siamo ad oltre l'80% del gioco. Sinceramente, anche se qua dovessimo perdere qualche fagiolo, non mi interessa più di tanto ormai. Iniziamo. Il bello e i suoi amici riuscirono a raggiungere lontano lontano. Una volta lì scoprirono che Pandi Zenzero aveva portato un amichetto, cioè un amicone. Sì, certo. All'insaputa del gruppo, Pandi Zenzero aveva creato un gigantesco biscotto per sconfiggere la fata madrina. Purtroppo la sua arma di distruzione di massa si rivelò una massiccia devastazione pasticcera. Sì, proprio così è andata, esattamente. Aiuto! I cavalieri attaccano il gigante ma stanno distruggendo la città. Solo voi potete spegnere gli incendi. Come no? Ci pensiamo noi. Ottimo, io mi faccio uno spuntino. Ci vediamo ai carri quando avete finito. E c'è gente che sta morendo lì e questo se ne va a fare uno spuntino. Allora, con calma. Tanto non è a tempo, fortunatamente, il gioco. Come... Ah, col quadrato, ok. Devo solo puntare? Rompilo! Sì, basta solo che... punto... Quello non ci arrivo, questo vuol dire che non è importante. Scusami, Ma... Cioè, ci sono degli incendi particolari che io devo spegnere o... Basta solo che colpisco e via... La chiesa, dobbiamo salvare la chiesa perché è importante. Ehi, guardalo, guardalo che non becca il fuoco in modo giusto. Ok, quello l'ho preso. Quello non ci arriva, perfetto, direi che siamo a posto allora. Dimmi, specchio. Sembra che ci siano persone intrappolate all'interno e incendi da spegnere. Ma va? Ma chi l'avrebbe mai detto? Guarda, c'è un fagiolo qua nascosto. Sincero, anche se non riusciamo a prenderlo, sti cacchi, Cioè, tipo qua, io come faccio a prendere... Guarda, furbi di merda che nascondono i fagioli subito all'inizio del livello. Comunque qua è veramente tragico tutto quello che sta succedendo, cioè... Gente che crepa, fuoco che divampa... Ti prego, fammi usare un altro personaggio che Shrek è lentissimo. Shrek va bene tutto ma è fatto proprio lento, proprio male, madonna. Io non so se devo salvare altre persone in questa zona, non è ben specificato. Guardia. Posso passare? Forse non ci siamo capiti, volevo che salvaste tutti gli abitanti. Grazie al cazzo, orsone. Come faccio a salvarli tutti se non so neanche dove sono? Aspetta. Ovviamente. Questa era abbastanza telefonata. Il soffio del lupone spegne il fuoco. Ecco fatto. Ci mancano solo tre persone. E qua c'era un fagiolo. Oh, il lupo c'ha una parte importantissima in sto capitolo. È incredibile. Proviamo a spegnere anche questo. Ok, in teoria l'ho spento, in pratica si è rimpicciolito pian piano. Dov'è che mi manca qualcuno? Scusami, giusto per capirci. Tipo qua c'è ancora un fuocherello, mi mancano due fuochi e tre persone. Allora, le persone penso che siano in quella porta. Se non è rotto, ecco fatto. I due fuochi non lo so. E allora devo usare per forza questo, ma... ecco come erano invertiti i comandi. E allora dovevi dirmelo prima, gioco. Una e due, perfetto. Tutti salvati. Bene, orso, ho salvato tutti quanti, fammi passare. Volete mandare quel folle biscottone fuori dalla mia città? È un'enorme violazione delle norme antincendio. Certo. Giustamente invece andarsi a fare uno spuntino mentre tutti stanno morendo, invece, è una cosa giusta, bravo. Bravo, tu sì che sei un tutore della legge. Prendiamoci il nostro uovo d'oro. Vediamo se ci sono altri fagioli mentre
arrivano le guardie che giustamente in questo momento c'è la gente che crepa. La cosa più importante è uccidere un lupo travestito da donna, da nonna più che altro, un bel figone a cavallo, un gatto e un biscotto piccolo, mentre il biscotto grande sta facendo casino. Hai rovinato il cimiero. Guarda, guarda quanta gente. Tutti che stanno crepando e voi pensate invece come fermare noi. Madonna mia, il lupo in questo capitolo l'hanno fatto potentissimo. E soprattutto importantissimo ai fini della trama anche. Ecco qua un altro fagiolo, ovviamente. Altri soldati che stanno arrivando in modo molto coraggioso a cercare di fermarci. Soffio. Sono e via. Tutto ammaccato. Tutto ammaccato. Mamma mia. Vieni qua. Faccio schifo come cavaliere. Dovevi provare a fare il pompiere. A quanto pare posso farlo chiunque. Madonna mia. Lupo best. No, non è vero. Ci sono tanti personaggi che ho definito il best di questo gioco, però non so chi sia il migliore di tutti finora. Non saprei definirlo, altro fagiolo nascosto ovviamente. Hanno tutti comunque il loro fascino nel moveset, su questo non lo voglio negare. Il peggiore finora è Shrek a bordo di Ciuchino, per via sia del moveset, lento, e sia effettivamente della velocità di movimento, lentissima. Mamma mia. Il più veloce credo che sia il gatto. In una tortiglia. Il più veloce penso proprio sia il gatto a questo punto. Ok, voi dovete restarvene qui mentre io salgo qua sopra. Altro fagiolo messo lì. Mi ricorda molto una scena di dei Griffin questo. Devo salire? No, devo portarvi su. Questo è il peggior modo per far andare qualche cosa a leva. Eccolo là, il nostro amicone biscottone. Allora, calmi tutti. Non so cosa faccia questa leva. Ah! Perché avrei dovuto... Guarda, non lo so, va bene così. Dobbiamo salvare biscottone. Aspetta. Sali su, dannazione. Ecco qua, primo soldato andato. Secondo soldato morto. Scendi giù, gatto, per favore. Dai, Shrek. Santo Dio, dove cacchio ti sei andato a bloccare? Guarda il gatto intelligente che già si sta spostando invece. Aspetta. Ok, ecco fatto. Micio, tocca di nuovo. Aspetta. Con fuoco bidimensionale, giustamente. Saliamo qua sopra. Rompiamo anche queste bombe così. Anche questi possono salire. Vai, gatto, sali su sto coso. Ecco fatto. Uno è andato. Due andati. Tre andati. Ottimo. Scendi giù. Oh, quando devono salire non ci salgono, quando devono scendere non scendono. Cioè, decidetevi un po'. Dai, però. Che palle. L'intelligenza artificiale di questo gioco è pari a quella di una scopa fra un po'. Ecco fatto. Ok, penso che non ci sia bisogno del coso dell'acqua perché abbiamo già distrutto i soldati di prima. Io che devo fare? Ah, mi sta dicendo di salire. Ma io ti voglio bene. Vai, vai Shrek. Shrek. Dai. Oh, non ma so, dai, ma che gentile. Ci ha anche fatto scendere col sorrisone sulle labbra. Ma dai. Ma ok, ovviamente. No. Dai, c'è una moneta lì. Perché non posso andarci? Potevano nasconderlo lì per effettivamente qualcosa. Io devo proseguire da questo lato? No, devo andare dove sta andando il biscottone. Giusto? Pagatemi un miliardo di monete d'oro se volete passare. Non abbiamo tutto quel grano. Ma io ti ammazzo. C'era una
una volta un orco grasso che aveva tutta la grazia di un sasso. Il suo gruppo sparuto mi pagherà il dovuto, altrimenti sarà uno... Oh, ti ringrazio, biscottone. Ma io devo e scappare. Mi fanno fare le fossa. Bene. No, ok, non devo scappare, per fortuna. Io ti ringrazio che hai ucciso il folletto Larry, perché il folletto Larry era un bastardo. Bravo, biscottone. È stata la scelta migliore che potevi fare, ucciderlo. Mamma mia. Come se già non mi avesse fottuto abbastanza soldi quel bastardo. Ci mancano solo due fagioli, è incredibile. Dove c'è un biscotto, il gigante colpirà. Perciò lancia biscotti dove ti va. Giustamente. Allora, vediamo. Ah, col suo di... come si chiama? Col suo... coso gommoso, col bottoncino. Lo distrugge quello? Ah, ma posso... posso romperlo anche io, ma dai. Scusami, se era così semplice. Vai, biscottone, colpisci. Ah, l'intelligenza artificiale di lanciare non solo i biscotti, cioè i cosi gommosi, dove si dice, dove ci sono anche i nemici dove io non ho puntato. Però non ha l'intelligenza artificiale di colpire da solo un ostacolo sulla sua strada. È un po' stupidotto il nostro amicone biscottone gigante. Non riesco a vedere. Ecco fatto, tutti distrutti. Ma biscottone dove è andato? Guarda, non lo so. Ma l'importante è che io riesca a passare. Certo, ti piacerebbe, eh? Ehi, dove sono? Perché non sto più colpendo la roba indicata? Eccoci qua, perfetto. Amico biscottone. Occhio alla coda. Occhio alla coda. Ma ti dispiacerebbe colpire i soldati che stanno cercando di ucciderci, per favore? Oh, bravo biscotto che hai capito che dove io stessi indicando. Assaggia questo. Assaggia sto biscotto. Ora, colpisci anche quello là? No, non di qui. Bravo biscottone, amicone. E ora colpisci anche quegli stronzoni. Biscottone? Dai, ti ho lanciato un biscotto, forza. Oh, bravo biscotto. Bravo il mio cugino scemo. Dai, te ne manca uno. Non mi guardare, c'è ancora uno da tirare giù. Forza. Boh, non lo so, guarda. Vabbè che è un gioco PS2, non è che mi devo lamentare poi di tanto della intelligenza artificiale, però neanche che riesce a fare certe cose e poi altre rimane lì bloccato a guardare il benché minimo nulla. Oh, ed ecco l'ultimo l'ultimo fagiolo. Aspetta, lupo. Oh, fatto. Chi è caduto? Chi è morto? Perché devo rifare tutto da capo adesso? Per qualche motivo per cui qualcuno è morto a caso? No, dai. Questo idiota è rimasto bloccato sul lampione. Ma stai scherzando? Dai, ci manca anche che ti blocchi sul lampione, genio. Sul lampione, di tutte le cose su cui ti potevi bloccare. Oh, ed eccoci arrivati finalmente. Aspettiamo che biscottone ci faccia passare dall'altro lato. La principessa in pericolo? Un'armata di palloni? E un omone di pan di zenzero allergico al latte? Deve essere il momento eroico! Di Shrek umano! Momento eroico! Ok, devo sparare dei palloncini per un minuto. Santo Dio.
Sicuro arrivano anche dall'altro lato, aspetta. Anche da sopra! Ma Dio santo! No! State lontani dal mio biscottone! Non potete colpirlo con del latte! È allergico! Lasciatelo in pace! Non toccatelo! Stay away from biscotto! Dai! Mi mancano 20 secondi! Non potete ucciderlo! Maledetti! E l'hanno ucciso. A 5 secondi dalla fine. Momento eroico! Eccolo qua, guardalo che già parte dall'alto. Devo beccare subito questi qua. Oh no! Il punto è che spara molto lento sto cannone. Non è che hai granché di tempo. Ecco fatto, lasciatelo in pace che mi mancano 15 secondi. Dannazione a voi. 10 secondi, forza, forza. Ce la possiamo fare a difendere il fortino per altri 3 secondi? Direi di sì. Beh, non è propriamente andata così, però va bene. Nel film è più epica la cosa. Andate a prenderli! Vendicatelo! Li ho fatti tutti gli obiettivi, mi sa di sì. Oh, Ciuchino, insomma! Vediamo, sì, li ho fatti tutti, incredible! Ci manca solo il nostro ultimo livello, lo scontro finale. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo ed ultimo episodio. Ciao a tutti!